Buongiorno, siamo i ragazzi del BookBlog, siamo qui con Giulietta Vacis ed Eleonora Diana, ideatrici del progetto Cucine Vicine, che fa parte del concorso Lingua Madre. Volevo chiedervi, potreste spiegarci brevemente il vostro progetto? Sì, il nostro è un progetto di web serie realizzata per piattaforme streaming con il sostegno di Film Commission. Abbiamo vinto un bando Under 35 della Film Commission per progetti di questo tipo, Digital Contest infatti si chiamava, quindi cinema non convenzionale, progetti di cinema, di arte filmica o animazione non convenzionali diretti ai mezzi dello streaming. È una docu-serie, quindi non fiction ma documentario, siamo entrati a casa della gente per girarla, con una parte importante di animazione di cui si è occupata Eleonora. In ogni puntata ci sono due personaggi che raccontano le proprie ricette di famiglia. Quello che abbiamo cercato di fare è stato avere sempre una persona di origini italiane e una persona di origini non italiane che vive la sua vita quotidiana qua in Italia, e ci facciamo raccontare i piatti della loro infanzia che non sempre rispecchiano le proprie origini, alle volte sono più fantasiosi, e proprio perché l'obiettivo del nostro progetto è quello di raccontare l'integrazione che quotidianamente avviene, l'integrazione che è già avvenuta e che non si può arginare in alcun modo, che ha aperto un varco di interazione che sarà la nuova Italia, la nuova Europa, il futuro insomma. Non so se voi, scusami, l'ho passato a lei direttamente. Benissimo. Quindi il cibo può rappresentare qualcosa a cui non si può mettere un muro, quindi un mezzo di comunicazione tra le diverse culture che nessuno può fermare perché piace a tutti, giusto? Esatto. Siete da... Sì. Sì, esattamente, abbiamo utilizzato il mezzo di comunicazione cibo, proprio perché attraverso il cibo puoi raccontare chi sei, da dove vieni e tutta la tua memoria, il carico di memoria che ti porti, ma senza dare un pregiudizio, uno stereotipo di chi sei e da dove vieni. Il cibo unisce i popoli, siamo fatti di cibo, senza cibo non possiamo sopravvivere, e quindi abbiamo utilizzato il cibo, che per noi comunque è un elemento fondamentale, ci accompagna da sempre e siamo amanti anche proprio della scoperta, come strumento di scoperta delle persone ma anche della loro cultura, e attraverso comunque questo elemento possono stupire molti, perché non è detto che se sei in punti d'incontro, esatto, sono molti, perché la memoria di qualcuno non è necessariamente legata a un piatto del paese di origine, ma a un piatto che veramente ti sviluppa un'emozione, e quindi Cucine Vicine racconta le persone in questo modo. Noi comunque facciamo parte dello stesso mondo, quindi le materie prime derivano sempre da ciò che ci troviamo attorno. Per questo, non so se voi siete d'accordo, molte volte il cibo proveniente dai diversi paesi ha delle somiglianze, giusto? E quello che Cucine Vicine ha cercato di fare è esattamente raccontare anche questo, cioè trovare i punti comuni nella diversità attraverso gli ingredienti. Le puntate sono strutturate esattamente in questo modo, cioè ogni puntata come titolo ha l'ingrediente principale della ricetta che compare in entrambe le ricette che vengono proposte, che siano esse entrambe di origine italiana o di origini diametralmente opposte, come per esempio la puntata sul riso, che è un elemento preponderante in Piemonte ed è un orgoglio regionale. La puntata sul riso ha unito nella nostra puntata il Piemonte e la Siria, per esempio, come punto comune, e la puntata si sviluppa attorno ai racconti di queste due donne che si ritrovano nell'utilizzo dell'ingrediente, anche nella sua cottura, e si ritrovano emotivamente nel scambiarsi le loro storie legate alla ricetta. Grazie, arrivederci.